parliamo di Monteverde con il sindaco Antonio Vella, la cartolina di presentazione di questo borgo, davvero una chicca della nostra Irpinia. Sorge su un colle nell'alta valle dell'Ofanto, ai confini orientali della Campania. Nel 2013 è entrato ufficialmente a far parte dei borghi più belli d'Italia. Monteverde è stata terra di principi. Era il 1532, quando dalla cima del castello si delimitavano le linee per circoscrivere l'area geografica di appartenenza al feudo dei Grimaldi, nobile famiglia di Genova. La ristrutturazione recente del castello comprende anche l'installazione di un museo multimediale permanente sul ruolo della donna nella civiltà contadina. Monteverde ha un centro storico arroccato intorno al castello, con vicoli, scalinate e archi, prestando però particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, promettendosi come borgo all'avanguardia. Tra i luoghi di culto, l'ex cattedrale dedicata a Santa Maria di Nazareth. Monteverde ha anche equitazione, trekking, passeggiate lungo la valle dell'Ofanto, la bellezza del lago San Pietro, del fiume Ofanto, ma Monteverde è anche uno splendido borgo da visitare, rinomato per la buona cucina. E do il benvenuto al sindaco di Monteverde, Antonio Vella. Benvenuto, sindaco. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti voi, telespettatori, e in particolare a te, cara Emiliana. Sindaco, buongiorno. Ci conosciamo ormai da tempo. Parlando oggi di Monteverde, mi incuriosisce questa notizia. Verrà davvero Alberto di Monaco, il principe, a Monteverde? Ma noi come Comune di Monteverde siamo entrati in un'associazione nazionale dei Grimaldi di Monaco. Esatto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare una rappresentanza dello staff di dirigenza di Monaco, perché sta verificando la possibilità di portare da noi il principe Alberto. Secondo le indicazioni si può fare. Probabilmente settembre, ottobre del prossimo anno possiamo realizzare, diciamo così, questo incontro e rafforzare questo connubio Monteverde-Monte Carlo. Monteverde è nell'Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi proprio perché c'è questo legame con la famiglia Grimaldi, fa parte della storia di Monteverde. Assolutamente sì, perché nel 1532, diciamo così, fu feudo dei Grimaldi di Monaco, Monteverde, hanno mantenuto il feudo di Monteverde 100 anni all'incirca e poi insomma andarono via. Anche negli anni passati si è tentato in qualche modo di costruire un legame, ma insomma abbiamo sempre la responsabilità di congiungere la nostra storia e di guardare al futuro. Antonio, io ti conosco da un bel po' di tempo, anche prima che facessi il sindaco. Sei sempre impegnato. Ogni volta che noi ci incontriamo, parliamo a telefono, il tuo pallino fisso è quello della valorizzazione del territorio, delle nostre eccellenze, attraverso i giovani, attraverso la presenza sul territorio. Monteverde è uno dei borghi più belli d'Italia, è veramente una chicca, no, dell'Irpinia. C'è tanta storia, c'è tanta cultura. Oggi da sindaco, il tuo impegno quotidiano in questa tua battaglia personale che porti avanti da anni, come si concretizza? Allora Emiliano, noi stiamo lavorando da anni come territorio, non solamente come Monteverde, perché se pensassimo solamente al mio paesello sarebbe la fine. Noi siamo un piccolo tassello di un grande mosaico che è l'Alta Irpinia. Abbiamo il dovere e, diciamo così, la responsabilità di tentare di far conciliare i pezzi di un puzzle che sono i paesi dell'Irpinia e incorniciarli per poter vendere il prodotto irpino fuori dai nostri territori. Ogni paese ha le sue peculiarità, la sua storia, la sua cultura, la sua storia, i propri giovani. Se riuscissimo a mettere insieme questo pezzo e a costruire un grande puzzle, possiamo dire che possiamo vendere ricchezza territoriale, possiamo vendere cultura, possiamo vendere passione, possiamo vendere tutta una serie che ogni piccolo comune ha, però posti insieme diventano risorse per tutti. Questo è lo sforzo che stiamo lavorando da anni con gli altri sindaci e su questo chiaramente le mie risorse e le risorse della mia amministrazione saranno sempre più puntate.
Sindaco, perché venire a Monteverde? Al di là che veramente è una cartolina, è una chicca, questo comune, si vede anche dalle immagini, ma sì. Vengo a Monteverde e faccio cosa? Noi abbiamo, ed anni, stiamo lavorando su una piccola cosa, tentare di trasmettere un'emozione. Perché sappiamo che non teniamo il Colosseo, sappiamo che non teniamo l'Arena di Verona, però teniamo quel legame con la nostra terra, che è portatore del piacere di condividere delle piccole cose, tentando di trasmettere un'emozione, convinti che chi viene da noi porta qualcosa, e il nostro augurio è che chi va via da questo territorio possa portare qualcosa, perché solamente le emozioni legano i ricordi, e i ricordi, anche quando si va via, un buon ricordo è sempre un buon ricordo. Monteverde è anche un paese in continua evoluzione, all'avanguardia, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la valorizzazione, no, del verde, delle aree, dove è possibile fare escursioni, trekking, proprio questo per aggregare sempre di più turisti, ma anche i vicini del territorio, no? Emiliana, noi stiamo lavorando da anni tentando di valorizzare ogni singolo pezzo del nostro paese. Alcune cose le abbiamo fatte, altre dobbiamo ancora farle. Siamo convinti che il singolo pezzo di ogni paese è portatore di storia, come dicevo prima, e che particolarmente può rendere unico una visita a Monteverde. E quindi percorsi naturalistici, percorsi storici, percorsi religiosi, il museo Migra dedicato alla donna, la foresta Mezzana, sono tutti il percorso dei palmenti, sono tutte piccole caratteristiche che nella loro individualità trasmettono qualcosa. Questo è, diciamo così, è quello che noi ci auguriamo in questo momento. E poi la difficoltà maggiore è che questi prodotti, oggi belli, caratteristici, particolari, devono tramutarsi in economia, perché se non riusciamo a passare dalla valorizzazione del territorio ad un sistema economico che consenta ai portatori di interessi, ai stakeholder, di poter guadagnare, non funziona. Quindi siamo su questo aspetto qua, tramutare questo processo culturale, sociale, relazionale in economia. È un'operazione difficile, non è facile, ma questa è la sfida che tentiamo di affrontare, e speriamo, insomma, che riusciamo a risolvere qualcosa. Todino, Monteverde è anche il luogo di produzione di birra artigianale, ma anche il luogo dove si mangia bene. Emiliana, questi qua sono gli esempi che vi dicevo prima, cioè questi ragazzi, questi signori sono stati capaci di tramutare l'aspetto sociale e culturale in economia. Loro sono capaci di vendere un prodotto anche oltre la nostra Irpinia, lo fanno benissimo, e in questo momento danno anche lustro alla nostra comunità, perché riescono a far uscire fuori dal nostro paese i prodotti di questa terra. Che i prodotti non sono solo i prodotti, ma dietro il prodotto c'era un lavoro, diciamo prima, di organizzazione, di sistema, certo, di tradizioni, di passioni. Ecco, questi elementi qua io dico che appartengono un po' al nostro modello di operazione e appartengono a tutta la comunità. E quindi quando qualcuno viene a Monteverde a gustare un po' di cibo, è come se gustasse la comunità. E quando la birra di Monteverde va fuori questo territorio, è come se andasse via qualcosa della nostra comunità. Sindaco, sei una perfetta guida turistica. Ci adattiamo. Dai, c'è passione quando parli del tuo comune, del tuo territorio. Lo facevi anche prima quando non eri sindaco. Emiliano, questi territori qua hanno una grande risorsa ed è il senso di appartenenza. È la ragione per la quale le persone vivono ancora in questi territori. E siamo convinti che il senso di appartenenza non è comune a tantissimi territori nel mondo in questo momento. E se questo è vero, perché è vero, vuol dire che questa è una risorsa. Questo è un elemento sul quale puntare. Sono convinto che le passioni, i sentimenti, che vanno un po' in controtendenza con quello che è il sistema economico, oggi possono essere risorse. E forse è per questo che crediamo ancora tanto ai nostri territori. Torino, si stanno avvicinando le festività natalizie, come vi state organizzando, ovviamente nel pieno rispetto delle regole,
tutti i dispositivi anti-Covid. Monteverde come sarà a Natale? Emilia, noi veniamo da un'esperienza straordinaria che era il grande spettacolo dell'acqua, che è stato straordinario, lo so. Che ci ha fatto comprendere che cosa? Che abbiamo il dovere e il piacere di fare le cose, ma farle bene, perché se si riesce a mettere in piedi modelli innovativi fatti bene, la gente arriva, la gente spende e sta bene nel paese. Quest'anno, su questa logica, con molta umiltà, partiamo con una meraviglia di Natale a Monteverde, perché, sì, perché si sta organizzando il castello di Babbo Natale, è da tempo che si lavora, siamo convinti che nel nostro piccolo partiamo quest'anno, nonostante il Covid, ma in assoluta sicurezza, per poter poi costruire nel corso di qualche anno un'operazione bellissima anche su Natale, perché l'operazione vera e tentare di mettere in piedi eventi culturali che siano facilmente ripetibili ed economicamente sostenibili. Questo è quello che vogliamo offrire al territorio dell'Alta Irpinia e a tutti gli amici della provincia di Avellino, chiaramente non solo. Certo. E confidiamo in Prima TV e nell'amica Emiliana che ci dia una mano a portare gente a Monteverde, perché abbiamo il piacere di condividere le emozioni, anche perché è Natale, ne abbiamo più bisogno. Lo spero davvero tanto, Tonino. Noi ci organizziamo, chissà, ci veniamo a vedere il castello di Babbo Natale. Quando si inaugura c'è già una data? Invitiamo Prima TV all'inaugurazione, così facciamo una diretta dal Teatro del Nastro, se possiamo vendere insieme Prima TV e Monteverde un prodotto all'intera Campania. Antonio, grazie mille per essere intervenuto a Caia. L'obiettivo di Caia è far conoscere le eccellenze davvero della nostra regione Campania, ce ne sono tantissime e oggi attraverso te abbiamo fatto conoscere questa perla che è Monteverde. Grazie davvero di essere intervenuto. Grazie, un saluto a tutto lo staff, grazie, con piacere.